La formula è sempre quella della corsa competitiva di 12 km, all'interno della quale c'è una camminata non competitiva di 6 km, quindi la metà. E ci siamo spostati per questa 35esima edizione, domenica 15 aprile alle ore 10 sarà la partenza, ci siamo spostati, dicevo, nel quartiere di Saione. Siamo stati su questo, chiamati dalle associazioni Lions e Confesercenti a fare questa scelta, questo spostamento. Abbiamo molto volentieri aderito a questa iniziativa e per portare un momento di socializzazione e di partecipazione comune con un'attività come la nostra, che ormai è storica e ci caratterizza come WISP, a questo quartiere che ha bisogno probabilmente di attività come questa. Una corsa competitiva di 12 km, una passeggiata di 6 km, dove è il punto di ritrovo e a che ore inizierà la manifestazione? Allora, il punto di ritrovo è all'altezza della piazza di Saione, nel parcheggino di fronte, dietro all'ottica Franchini. Alle ore 10 la partenza, che andrà nella direzione di via Masaccio e del Pionta, attraverserà il Pionta per poi sviluppare tutto il suo percorso nel quartiere. È anche un modo questo, da parte di Confesercenti, che dà una grande mano alla WISP per lanciare anche un segnale? Sì, Confesercenti è un'associazione fatta per la città e per i cittadini. Abbiamo inaugurato di fatti martedì scorso un mercato in Piazza Zucchi che si svolgerà tutti i martedì, proprio per dare un po' un segnale alla città, a quel luogo, anche se non vogliamo in alcun modo che diventi un segnale di paura ulteriore. È solo un momento di vita comune, sia il mercato che questa corsa, che quest'anno parte proprio dalla piazzetta accanto a Piazza Saione. Un modo anche per scoprire un angolo della città. Assolutamente sì, Arezzo è tutta bella, sicuramente ci sono delle piazze molto molto belle, le chiese meravigliose e dei giardini altrettanto belli come il Pionta e i giardini limitrofi.